Il libro di testo, che sia digitale che sia cartaceo, è un documento destinato all'apprendimento e allo studio. Di questo non dobbiamo mai dimenticarci. Anche perché la gran parte delle riflessioni, come dire, si centrano sempre soltanto sui contenuti, cioè diciamo sulle trame concettuali, e molto meno e molto poco, anche se qualcosa di quello che faceva vedere Francesco prima andava invece in questa direzione, sulle attività didattiche, formative, esercitazioni, verifiche, insomma, non so se sono chiaro. Il libro di testo non contiene soltanto il profilo, non contiene soltanto le letture, ma contiene, e soprattutto lì esplicita, oltre che nel suo progetto generale, la mediazione didattica, contiene una serie di attività che sono di vario genere, a seconda delle discipline, dei campi di conoscenza, eccetera, eccetera, ma che in molti aspetti sono assolutamente qualificati. Allora, definizione provvisoria, quindi, di un ebook di testo. È un ambiente digitale finalizzato alla mediazione didattica e all'apprendimento di contenuti, mi fermo, scelti in base a canoni culturali, non vado fino in fondo perché